bentornati ad una nuova puntata di Serie D in gol. Nella 14ª giornata del girone F di Serie D, a sorridere tra le abruzzesi è solo il Giulianova, che festeggia il suo 90ennale nel migliore dei modi, battendo 1-0 la Vis Pesaro. Male il San Nicolò, che cade in casa del Fano 2-0. Giornata storta anche per il Chieti, che si lascia beffare sul finire del match dal Castelfidardo, perdendo 1-0. Sempre più nera invece la situazione del Celano, che esce sconfitto dalla sfida casalinga contro la Fermana per 2-0. Infine la Miternina, spazzata via dalla Civitanovese. 4-1 il risultato finale. Ecco tutti gli highlights della 14ª giornata. Festeggia nel migliore dei modi il suo 90ennale il Giulianova, battendo per 1-0 al Rubens Fadini la Vis Pesaro. Grande festa nel prepartita con la sfilata di numerosi giocatori del passato. Ottima la risposta del pubblico, con un'ottima presenza sugli spalti, belle scenografie, grande tifo della curva giuliese. Dopo poco più di 20 secondi Giulianova subito in vantaggio, subito dopo il calcio d'inizio Mariani lancia Gaetani, che si presenta tutto solo davanti a Osso e lo scavalca per l'1-0. La reazione della Vis Pesaro al decimo, con un'azione prolungata e il tentativo finale di Zanigni, che non c'entra la porta. Al 27esimo ancora Vis Pesaro con una punizione dal lato corto, che sfila prima di essere toccata indietro dalla difesa e salvata sulla linea da Falso. I giuliesi reagiscono al 29esimo con Gianzante, che si destregge e conclude al limite con l'opportunità che però sfuma. Ultima opportunità del primo tempo per la Vis Pesaro al 46esimo con Zanigni, che si destregge in aria, sfera Dominici che conclude facendo la barba al palo. Nell'intervallo consegnata anche una targa ricordo alla moglie di Roberto Vernisi. Poi nella ripresa al nono, prima opportunità per il Giulianova con Mariani, che si infila in area e lascia partire un traversone basso su cui non interviene nessuno. Ancora Giulianova al 14esimo con un cross di Mariani e colpo di testa ravvicinato di Gianzante, che incoccia la traversa. Caldo il 28esimo minuto della ripresa, prima Giulianova con Mariani, che verticalizza per Gianzante ma la conclusione dal limite sfuma. Poi doppia opportunità per la Vis Pesaro, prima con Bugaro e risposta in angolo di Falso, e sugli sviluppi dello stesso con Rossi e la respinta ancora di Falso. Ultima opportunità della gara al 42esimo per la Vis Pesaro, che mette i brividi al Giulianova con un tiro cross dalla sinistra di Dominici, che evacua svirgola a pochi centimetri dalla porta. Ascoltiamo ora mister Francesco Giorgini del Giulianova e mister Ferruccio Bombini della Vis Pesaro. Sì, noi ho detto di partire subito in modo aggressivo. Oggi c'è stato anche l'appoggio del pubblico, dei tifosi, che si è rivisto il Fadini di una volta. Peccato che forse questa platea merita qualcosa in più, però bisogna accontentarsi. Io mi auguro da Giuliese che questo presidente rimanga, altrimenti sono dei grossi problemi. Speriamo che possiamo andare avanti, superare anche certe difficoltà che ci sono, lo sappiamo tutti. Sì, infatti bel tifo oggi, spalti abbastanza gremiti, una curva molto festante che incitava tanto i suoi giocatori, e dobbiamo dire anche che i giocatori hanno risposto bene, sono stati molto volitivi, abbiamo visto un pressing molto alto. No, i ragazzi su questo fatto non è che possono rimproverare assolutamente niente, hanno dato tutto quello che potevano dare, trasportate anche dal tifo, perché per noi, io infatti ho fatto il calciatore da sempre, più da allenatore, per noi il Fadini era il 12esimo in campo, è la verità. Mi ricordo in certe partite con la Nocerina, con la Viterbese, qui chi veniva a Giulianova diventava difficile per tutti. Speriamo che adesso piano piano possiamo, quest'anno è importante la salvezza, sarà dura, cercheremo di riuscirci con grandi sacrifici. Diciamo che l'errore dopo quella manciata di secondi ha determinato un po' l'andamento della partita, noi siamo andati subito in svantaggio, abbiamo cercato di riacciuffare questa partita, le occasioni le abbiamo avute, perché almeno 3-4 palle gol noi le abbiamo avute, purtroppo non siamo stati efficaci. E loro hanno capitalizzato, qualche contropiede noi ci siamo sbilanciati e niente, la partita
è stata così. Noi non siamo stati molto lucidi e molto precisi, poi siamo anche rimasti in 10, nonostante questo abbiamo cercato di riprenderla, ma non ce l'abbiamo fatta. Inizia bene il cammino di Silvio Paolucci sulla panchina rossoblu con la Samb che torna alla vittoria a Riviera superando per 2-0 il quotato Matelica. Meno votata allo spettacolo, almeno in questa prima uscita rispetto alla squadra di Mosconi, i rossoblu sembrano aver trovato con l'arrivo del nuovo tecnico una maggior sicurezza nel pacchetto difensivo, concedendo poco agli ospiti, oggi apparsi meno brillanti del solito. Cambia poco Paolucci rispetto alla formazione di Mosconi, proponendo il consueto 4-3-3 con Fulop in porta, Baldinini e Lobosco esterni con Borghetti e Vallorani al centro della difesa. Carteri, Borghese e Cichella sono i tre di centrocampo e tridente composto dai soliti Di Paola, Tozzi Borzoi ed il rientrante napolano. Gianangeli invece cerca di mischiare un po' le carte rispetto alle aspettative e propone un 4-4-2 con Spitone in porta, linea difensiva con Gessolon, Gilardi, Ercoli e Bucciarelli, rombo di centrocampo con Lazzoni a protezione della retroguardia, Lanzi e Mandorino, mezze ali e Moretti, vertice avanzato dietro alle punte Brioni e Ambrosini. Arbitra l'incontro Marchetti di Ostia Lido. Prima del via, commosso il saluto del Riviera al giovane comandante Livio Capriotti che in settimana ha perso la vita in mare, dramma che purtroppo accomuna molte città come San Benedetto del Tronto. Avvio di partita a ritmi bassi, con il primo quarto d'ora che scorre senza emozioni, se si esclude un sospetto mani in area ospite su cui Marchetti di Ostia Lido sorvola, con le due squadre che appaiono molto contratte e preoccupate tanto dall'avversario quanto dalle insidie di un terreno di gioco reso pesante e scivoloso dalla pioggia caduta fino alla tarda mattinata. La prima conclusione degna di nota arriva al 19° e di marca ospite con Bucciarelli che scende sulla fascia ed entra in area ma non trova la porta con il sinistro. La Samb prova a guadagnare campo, il Matelica resta raccolto e compatto e concede la prima occasione rossoblu solo al 25° quando su cross da sinistra di Lobosco Di Paola trova il tempo per staccare anticipando la difesa matelicese ma il suo colpo di testa finisce al lato. Alla mezz'ora per poco Tozzi Borzoi non approfitta di una indecisione nella propria area di Bucciarelli e ci vuole tutto il tempismo di Spitoni per chiudere la porta al centravanti rossoblu. Un minuto dopo Di Paola finisce di nuovo a terra in area biancorossa al termine di una insistita azione d'attacco rossoblu, ma Marchetti lascia ancora correre sul ribaltamento di fronte. Moretti gira di prima intenzione in area rossoblu con il pallone che esce di un paio di metri. Le due formazioni provano ad alzare un po' il ritmo. Al 36° Ambrosini tenta la battuta a rete dalla destra ma viene murato in corner da Vallorani. Troppo compassata la Samba appare più solida in difesa concedendo poco alle ripartenze di un Matelica molto accorto ma anche meno spumeggiante e precisa in fase offensiva e così si arriva all'intervallo senza altre emozioni e le due squadre rientrano negli spogliatoi nel malcontento evidente del pubblico del Riviera. Al rientro in campo dopo il riposo le due squadre tornano con gli stessi effettivi della prima frazione. Paolucci dopo 5 minuti richiama Cichella per inserire Franco e al 52° Di Paola ha una buona opportunità per sbloccare il punteggio ma perde il tempo della battuta e viene chiuso dalla difesa ospite. Un minuto più tardi la Samb reclama ancora un rigore per un intervento in area sul napolano ma per il direttore di gara anche in questo caso è tutto regolare. I padroni di casa provano a ragionare facendo girare palla ma rischiano al 57° quando su un pallone perso dal centrocampo rossoblu Ambrosini si invola verso la porta di Fulop ma viene recuperato in extremis da Borghetti che riesce a rimpallare la conclusione dell'attaccante di Gianangeli. Al 62° il tecnico biancorosso sostituisce Brioni con Mangiole, 3 minuti più tardi Moretti con Iachetta, il Matelica continua a pressare alto impedendo ai rossoblu di ragionare. Al 67° una bella azione corale della Samb viene fermata dalla diagonale perfetta di Bucciarelli. Sul ribaltamento di fronte Iachetta scarica il tiro al vertice dell'area ma non trova lo specchio della porta.
Il tecnico di casa vede le difficoltà della squadra nel cambiare passo e richiama Napolano, apparso ancora in precarie condizioni fisiche, per far posto a Padovani, che appena messo piede in campo si guadagna il corner, da cui deriva il gol che sblocca l'incontro. Franco mette in mezzo alla bandierina di sinistra Di Paola, sul primo palo corregge di testa e Cartelli, al centro dell'area piccola tutto solo, trova la deviazione dell'1-0 che fa esultare la curva del Riviera. La reazione del Matelica è rabbiosa e gli uomini di Gianangeli si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma la Samp si chiude bene e riesce anche a pungere di rimessa. I due tecnici esauriscono le sostituzioni all'84esimo con Di Paola che fa spazio ad Angelo e Gianangeli che affida le speranze ospiti all'ex di turno Cristian Pazzi che rileva Mandorino, ma un minuto più tardi la Samp chiude il match. Padovani scende centralmente da palla al piede e serve Tozzi Borzoi che con il destro scarica un diagonale potente e preciso sul quale Spitoni non può nulla. Il Matelica si getta in avanti per tentare di riaprire l'incontro, ma riesce a calciare con qualche brivido verso Fulop solo al 91esimo con Iacchetta che dal limite col destro manda il suo tiro al lato. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Marchetti che sancisce il ritorno alla vittoria della Samp. A marcord finale con Cristian Pazzi chiamato a gran voce dal pubblico del Riviera sotto la curva a salutare i suoi ex tifosi che lo ricordano ancora con grande affetto e poi saluti con gli altri ex compagni Carteri e Napolano. Battuta d'arresto per il Matelica arrivato forse troppo timoroso e con l'idea di portare a casa almeno un punto dal Riviera ed invece torna a casa a mani vuote pur avendo dimostrato di essere sempre squadra ostica e ben organizzata. La Samp dal canto suo con questi 3 punti si rilancia nell'inseguimento alla vetta della classifica, ma i rossoblù dovranno acquisire maggior brillantezza per infastidire tra 7 giorni la capolista maceratese. Tre punti per respirare, 3 punti per volare, una neopromossa contro una retrocessa dalla Lega Pro. Castelfidardo contro Chieti è questo. È soprattutto questo per il Castelfidardo. Oggi contano solo i 3 punti per dare ossigeno a una classifica asfittica e pericolante. Il Castello chiama 10 punti, è quart'ultimo e viene dal pesante poker rifillatogli domenica scorsa dalla Maceratese. C'è però fiducia di poter raddrizzare la situazione. Se la D è arrivata dopo 58 anni nella città della fisarmonica, si tenterà pur di tutto per non perderla, no? In settimana se ne sono andati Claudio Labriola alla Vispesaro e il bomber di 2 promozioni Manuel Dell'Aquila. Per tentare la rimonta sono arrivati Girolamo D'Alessandro, ex Ancona, attualmente era all'Avezzano, e Lorenzo Alessandroni, quest'anno in forza al Piacenza. Gli ospiti hanno esattamente il doppio dei punti dei locali e detengono il primato dei pareggi del girone, ben 8. In trasferta hanno perso solo una volta e soprattutto vengono dalla vittoria contro la San Benedettese che ha interrotto la serie di 3 pareggi consecutivi e soprattutto ha rispolverato i reali obiettivi dei teatini, senza dimenticare il nucleo di tifosi che non lasciano mai soli i neroverdi. In settimana nuovi arrivi e partenze anche in Abruzzo. Arrivano Antonio Broso, attaccante che Donato Ronci ha allenato lo scorso anno a Giulianova, quest'anno era al Valle d'Aosta Saint Christophe. E arriva pure il difensore centrale Vincenzo Sgambato dal Pomigliano lo scorso anno alla Civitanovese. Escono dall'antica Teate il portiere Schina e l'attaccante Corvino. Date le premesse ce n'è abbastanza per vederne delle belle tra Castelfidardo e Chieti e allora viviamo insieme come è andata la disfida tra le 2 contendenti. Comincia il Castello al 4, bella penetrazione di Tassi sulla destra che mette al centro, Placidi mette fuori, sul proseguimento D'Alessandro sguaina il mancino, l'estremo ospite blocca. Rispondono gli ospiti con Orlando che sulla destra vince un contrasto, serve a rimorchio per Broso che sbuccia il tiro. Dopo 10 minuti Alessandroni crossa in area ospite, Cavaliere ci mette la zucca, quindi Di Pietro che lascia libero il destro, ma sono spari a salve. Passano i minuti e cresce il Chieti che dietro è come la grande muraglia cinese, insuperabile. 33esimo, Esposito caracolla al limite dell'area, entra dentro, finta e controfinta, potrebbe servire
urlando sulla destra, ma va avanti da solo, tira, Agna Diegu blocca. Poco dopo tocca al Castello, puntata in avanti di Simoncelli, Cavaliere ingaggia un duello in velocità con Rapino e tra i due litiganti gode Placidi che spazza il pericolo. 38esimo, Fermani rischia il patatrac nella sua area, per sua fortuna va tutto bene, ma è il Chieti che mena le danze, il Castelfidardo tiene botta, è difficile trovare Pertugi là davanti per i biancoverdi, la difesa ospite è piena di corazzieri. Al 39esimo va a Terra Esposito su appoggio di Broso in area Castelfidardo, Moriconi di Roma fa proseguire. Tutto qui per il primo tempo che termina col risultato di Castelfidardo 0, Chieti 0. Andiamo alla ripresa. Partono bene i padroni di casa che dopo un minuto vanno alla conclusione con Cavaliere murato dalla difesa ospite, ma dopo questo spunto iniziale riprende il comando delle operazioni il Chieti. Al 7° Esposito riceve palla solo in area, mette al centro la retroguardia fisarmonicista libera. Entrano Vano e Di Pentima nel Chieti in luogo di Broso e Di Pietro. Quando il pallone non è tra i piedi neroverdi, il Castello è pericoloso però. Simoncelli serve Belelli che evita in corsa l'avversario, tiro deviato. Giron per gli ospiti chiama Agna Diegu agli straordinari su calcio da fermo. Poi ancora Castello con Cavaliere che dalla distanza sveglia Placidi. 27esimo, cannonata di Di Pentima, Agna Diegu dice no. Poi, per scardinare l'invincibile retroguardia teatina, Mobili si gioca il jolly sbarbati, ma non è ancora il suo turno. C'è prima da seguire Esposito che porta a spasso mezza difesa castellana, senza ferir colpo però. E poi al 41esimo si rompono gli occhiali dello 0-0. Belelli serve in profondità sbarbati che sente più che vedere Tassi, gli dà palla e il giovane numero 7 di casa, sveglissimo nell'inserimento, fulmina Placidi per l'1-0 del Castelfidardo. Castelfidardo 1, Chieti 0, Riccardo Tassi, il Galileo Mancini trabocca. Ma passa solo un minuto che il Castello rischia di rovinare tutto con le proprie mani. Agna Diegu non trattiene un campanile dalla sinistra. Orlando serve Di Pentima che conclude a rete, sventa tutto Urbinati. Gli ultimi 5 minuti sono di sofferenza pura per il Castello, ma ormai è troppo bello, troppo prezioso, troppo fondamentale il successo per sprecarlo. E quindi con impegno e dedizione alla causa finisce così. Castelfidardo 1, Chieti 0. Il calcio è così. Anzi, è bello anche perché è così. Il Castelfidardo supera di misura il coriaceo e roccioso Chieti in una gara in cui già prendere un punto era cosa buona. E invece quando al 41esimo della ripresa sbarbati serve Tassi che mette dentro l'1-0, il Mancini esplode di gioia e di incredulità per il gol che consegna alla Mobilis Band 3 punti che ne valgono 6. E non solo perché il Chieti ha il doppio dei punti del Castello, ma è una vittoria da 6 punti per la sofferenza e la concentrazione messa in campo dei biancoverdi e per la compattezza e la durezza degli avversari. Una vittoria che vale tanto anche per il balzo in classifica che fa compiere e per la fiducia che dona alla squadra fidardense. Ma c'è poco tempo per gioire. Domenica prossima altro scontro da 6 punti nel derby contro la Recanatese per il Castelfidardo e anche lì se ne vedranno delle belle, statene certi. Il Chieti schiuma rabbia da tutte le parti, ha tenuto tra i piedi il pallino del gioco per quasi tutto il match, in difesa non ha rischiato nulla, è una squadra che sa giocare al calcio ed è quasi impenetrabile in difesa, però tutto questo se non lo traduci in gol, piangi lacrime di coccodrillo. Chi lo sa, forse è una sconfitta salutare per i teatini, a patto di correggere e non commettere più gli errori di oggi. A fine match, le interviste, come prevedibile, dal sapore dolce amaro. Santino Sarnari, presidente del Castelfidardo. Castelfidardo oggi che ha vinto contro il Chieti, una vittoria che non vale 3 punti, ne vale 6 credo. Sì, vale moltissimo, sono soddisfatto, una prova di carattere dopo tante delusioni, finalmente riusciamo a gioire e passare una settimana tranquilli. Bravi ragazzi che hanno tirato fuori una grossa prova di carattere. È finito il silenzio stampa? Sì, sì, è finito il silenzio stampa. L'avevo promesso quando avevamo raggiunto la prima vittoria, avevamo tolto il silenzio stampa. Ci saranno altri regali di Natale alla sua squadra, oltre ad Alessandro e Alessandroni, da qui ad anno nuovo?
E adesso vediamo, da qui al 17 forse qualcosa faremo, stiamo guardandoci intorno, qualcosa faremo. Piero Zuccarini, allenatore del Chieti, oggi in sostituzione di Donato Ronci. Oggi avete perso qua a Castelfidardo, ci deve essere davvero tanta rabbia in voi. È ovvio, quando perdi una partita e la perdi in questo modo, la rabbia c'è e ce n'è tanta. È ovvio che sì, dobbiamo recriminare il fatto che non siamo riusciti a far gol. È anche vero che abbiamo giocato 85 minuti, tranne i primi 5 minuti, dove l'approccio alla partita non è stato ottimale da parte nostra. Abbiamo fatto 85 minuti nella metà campo avversaria. Castelfidardo ovviamente non ha rubato assolutamente nulla. Questo è il calcio, anche se il calcio prevede anche che quando ci sono dei falli in area vengano fischiati, e quando ce ne sono due, tre comincia a nervosire, comincia a far star male, la squadra non è riuscita a realizzare il gol in azione, ma io penso proprio che almeno due erano assolutamente netti i calci di rigore. Ripeto, così come è vero che il Castelfidardo non ha rubato nulla, è anche vero che certi rigori non possono non essere fischiati. Continua il momento magico dell'Alma Juventus Fano, alla settima vittoria nelle ultime 8 gare, batte a domicilio il San Nicolò e si presenta al derby di Pesaro in condizioni smaglianti, confermato il rombo a centrocampo con Marconi ad agire dietro le due punte, Gucci e Sevilla, recuperato anche Lo Russo. È un 4-2-3-1 quello del San Nicolò, con Bartolini unica punta, Bartolini ex di turno, non la vedrà quasi mai, avrà l'occasione nel finale di riaprire la gara, ma sbaglierà a due passi da Ginestra. Nel San Nicolò Micolucci al centro della difesa a guidare la difesa della squadra di mister Epifani, Moretti e Santoni gli esterni a fare da corona alla batteria di trequartisti completata da Iaboni, classe 79. Subito la cronaca al secondo Alma con Borrelli, la parata del bravo portiere under di Gifico, il tiro centrale anche se carico d'effetto. Settimo minuto, San Nicolò pericoloso in area, si salva la difesa granata. Decimo il gol del Fano, il primo gol. Sivilla dalla destra, quando penetra fa male, Micolucci è talmente pauroso che la butta nella sua porta, il più classico degli autogol. Alma Juventus Fano in vantaggio, il San Nicolò ci prova al tredicesimo con Santoni da sinistra, Clemente bravo a salvare. Al ventesimo Sivilla può giocare anche da solo, si inventa l'Eurogol e partita chiusa. Al trentesimo ancora l'Alma pericolosa, ma Sivilla al centro dell'area non vede un compagno liberissimo. 32esimo, Santoni saggiava i riflessi di Ginestra, bravo a salvarsi. Ancora Fano in chiusura di tempo con Sivilla che sfiorava il terzo gol. Secondo tempo, subito una sostituzione al decimo per la formazione ospite con Tarquini, classe 89. Ci spieghiamo il perché mister Epifani non lo abbia messo in campo prima. San Nicolò che passa al 4-3-3, esce Mattia Santoni. 18esimo, cross di Dorazio da destra, testa di Tarquini, la parata di Ginestra. 19esimo, il Fano con Borrelli che calcia alto e sfiora il terzo gol da buona posizione, da classica azione di contropiede. Alma che controlla in questa fase piuttosto agevolmente quando inizia il diluvio universale al Mancini. 21esimo, entra un positivo Carpineta al posto di Marconi e si sistema dietro i due attaccanti, da falso trequartista. 32esimo, il San Nicolò attacca ma non crea pericoli, entra Sartori ed esce un comunque positivo Gucci, applauditissimo dai tifosi granata. Bartolini sotto misura sbaglia il gol che poteva aprire
il riaprire il match, servito molto bene da destra da Dorazio al 38esimo. Ancora San Nicolò che prova con la disperazione nel finale, 39esimo, è grande Ginestra a sbarrare la strada a Tarquini, un vero e proprio miracolo quello del portiere granata. C'è qualche protesta da parte dei biancazzurri, ma il direttore di gara, mal assistito dagli assistenti, decide di far proseguire nel finale. Al 40esimo entra anche Gambini per il claudicante Lorusso, finisce in gloria per l'Alma che controlla agevolmente e porta a casa questa meritatissima ed ennesima vittoria. E ora sotto con il derby di Pesaro. Anche un derby, per quanto in bilico, può avere le sue certezze. Eccone allora una per parte: il Campobasso non sbaglia mai due partite di fila, mentre il risultato è ingeneroso nei confronti dell'Olimpia Agnonese. Chiarito questo, lo 0-2, il frutto dell'applicazione rossoblu, di qualche episodio da moviola e non, delle ripercussioni in termini di punteggio generate dalla differenza tra un Lupo cinico e concentrato al cospetto di un Agnonese tonica per 80 minuti, ma incapace di varcare la soglia del salto di qualità. Una luce evanescente come quella del sole al Tomolisano, quando a ridosso della partita il rubinetto del cielo si svita in una pioggia che sancisce l'approssimarsi del freddo. Mancano 24 ore alle endocce, ma sugli spalti ci sono legna e passione per riscaldarsi. Non esistono numeri ufficiali, ma è facile parlare di 1500 spettatori in un Civitelle sold out. L'Olimpia Agnonese ha studiato in settimana le incertezze difensive del Campobasso e così vorrebbe scavare un varco nella fragilità rossoblù. Magge al debutto in campionato al posto dello squalificato Conti, allarga i guantoni e respinge così l'assalto di Carpentino. Anche il Campobasso gradirebbe pungere in ampiezza. A Torino non mancano certo gli spunti sulla mancina, ma Biaselle è attento sul diagonale proposto dal numero 10 dei Lupi. Il derby si sblocca al minuto 21. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Campobasso insiste nella propria manovra d'attacco. L'Agnonese è immobile quando il Cuoio perviene a Scudieri, lesto a fare i propri comodi in una zona non presidiata. I granata si fermano chiedendo il fallo di Mani. Cascella lascia proseguire, Biasella capisce che l'unico modo per contrapporsi è una parata prodigiosa, ma non bastano neanche i miracoli sul colpo a rimorchio di Lazzarini, che manda in estasi 600 di fede rossoblù e imbestia il pubblico altomolisano. 0-1, scene di esultanza senza barriere, con tifosi e protagonisti che si amalgamano in un impasto di gioia e felicità. Chance sfruttata appieno da Lazzarini, capace di scavalcare Miani nelle gerarchie del fronte avanzato rossoblù. Sbollita la rabbia, Donatelli sconfessa fino all'intervallo il 4-1-4-1 di partenza. Ricamato a fianco a Cantoro, l'Agnone si riaffaccia in avanti con un tiro cross di Rolli, sul quale Maggi sceglie la soluzione più comoda per non incorrere inutili rischi. Di Lullo resta uomo chiave dell'Olimpia. Maggi dimostra che anche senza Conti la porta del Campobasso ha un altrettanto valido custode. Cantoro ha invece fatto capire come un uomo solo in punti strategici possa cambiare volto a una squadra facendo reparto, proprio come è avvenuto al Lupo quando Di Gennaro ha rotto l'Indugi. Qui Ricamato è un po' precipitoso sul suggerimento. C'è da dire a proposito di Cantoro che sull'altro versante c'è un oppositore carico come Scudieri, più in generale la retroguardia del Campobasso è come se avesse un difensore in più, poco schierato nel recente passato, che risponde al nome di attenzione. L'Agnone non ci sta a dover inseguire, ma resca crossa, Rolli è sbilanciato al momento dell'inzuccata, negli spogliatoi Donatelli torna alle origini, fuori capitan Litterio che non si gode neanche la premiazione della nonna, dentro Petrone le consegne di vertice basso passano a Perrotta ed è di nuovo 4-1-4-1. Su una punizione di Cantoro, Dragone si distrae sull'ex Santoro, il Campobasso tira però un sospiro di sollievo, il break ospite è di Di Gennaro, ma non ci sono apprensioni rilevanti per Biasella.
L'Agnone non riesce invece proprio a trovare il pari, l'ennesima chance qui è di Dilullo, l'Olimpia però ci crede, Ricamato illumina Cantoro, il cui tracciante chiama Maggi alla deviazione in angolo. Quanto avviene sul terreno di gioco conferma l'apprezzabile ma infruttuosa intraprendenza granata, il baby catalano viene fermato da Maggi in questo colpo dalla destra e senza alcuna ombra di dubbio il momento di maggiore impeto granata. Sull'azione che nasce dalla bandierina invece il palo a dire di no a Petrone. Il campo basso non vuole però che si dica che la ruota rosso-blu è davanti senza una pedalata brillante. Minadeo si spinge in avanti sulla palla inattiva, Biasella fa un figurone. Il portiere di casa si ripete anche dopo con una presa plastica e coreografica a sventare un'idea armonica del campo basso, sviluppata da Di Gennaro e Cianci con finalizzazione a girare di Todino. È un lupo che oltre a essere in crescita da un punto di vista fisico e mentale ha esatta cognizione di come sia giunto il momento ideale per colpire l'Agnone. Da applausi l'invito di Marinucci Palermo per Todino che aggira ogni controllo e manda all'inferno Biasella con una traiettoria mortifera. Derby in cassaforte, altro abbraccio tra il campo basso ed il proprio popolo. Poco altro da aggiungere sotto il profilo del risultato se non questa punizione a due nell'area rosso-blu accordata perché Maggi indugia troppo con il pallone. L'esecuzione è l'esatta fotografia della gara agnonese. Cantoro e poi Perrotta vengono murati, Petrone timbra il secondo legno della propria gara. A tempo scaduto Rolli perde la testa e dopo aver beccato già un giallo merita il rosso diretto, anticipando così le proprie vacanze di Natale viste le probabili due giornate di squalifica. Gli altri 10 dell'Agnone escono sconfitti ma a testa alta. Il campo basso aspetta novità dal mercato, conferma che quando non ci sono sbalzi di corrente può illuminare qualsiasi palcoscenico e alza di nuovo il volume della propria felicità. Si muove la classifica del Termoli che anzi sprofonda ancor più nelle sabbie mobili dopo la quarta sconfitta consecutiva, questa volta maturata in casa contro la Jesina. Formazione forzata per i giallorossi, a Termoli non sono sinora arrivati rinforzi con la nuova presidenza di Calarco. In campo scendono i giovani, età media della squadra soli 19 anni. In avanti Mister Casu si affida a Santoro e Fulvio. Dall'altra parte la Jesina in grande spolvero, reduce dai 5 gol rifilati alla Civitanovese. Mister Bacci manda in campo il tridente Trudo, Traini e Ambrosi. E bastano appena 5 minuti alla Jesina per far tremare la porta giallorossa. Traini cerca e trova Trudo, stop a seguire, tiro in diagonale del numero 7, sfera sul palo. Sulla ribattuta botta sicura Traini, si immola la penna che salva il Termoli. Ancora Jesina 2 minuti dopo con la volea al volo di Frulla, bella l'esecuzione, blocca però sicuro Natali. Il Termoli si sveglia solo alla metà della prima frazione di gioco, sull'asse Fulvio Santoro, l'azione veloce in verticale che porta al gol Santoro, rete però annullata per posizione di offside del centroavanti giallorosso. Ma al 26esimo è ancora Trudo a recuperare un buon pallone a centrocampo. Il passaggio in profondità di Ambrosi è preciso. Il resto lo fa Trudo con un diagonale preciso che batte Natali. Azione da manuale della Jesina e prima rete della giornata. Il Termoli accusa il colpo e si rintana nella sua metà campo sino alla fine del primo tempo. Ripresa che si apre senza cambi ed ancora con gli ospiti pericolosi. Al 52esimo Tafani scambia con Trudo, l'appoggio all'indietro per il tiro di Ambrosi, riesce a liberare con qualche affanno la difesa del Termoli. Unica chance per i giallorossi il tiro di Fulvio al 64esimo sull'assist di Santoro, buona occasione per il pareggio gettata però alle ortiche. Il KO arriva solo 2 minuti dopo, Bacci manda in campo Pierandrei al posto di Ambrosi, il nuovo entrato si ritrova subito la sfera tra i piedi in area piccola e non si lascia pregare, raddoppio Jesina.
Passano appena due minuti e l'instancabile Trudo dalla destra confeziona un assist d'oro per Frulla, che non può sbagliare, batte per la terza volta Natali. Match praticamente chiuso e il Termoli perde anche la testa. Al 79esimo Gagliano si becca il secondo giallo e l'uscita anticipata dal terreno di gioco. A seguirlo neanche tre minuti dopo è Fulvio, anche lui al secondo giallo della partita. Termoli 9 e Jesina che infierisce a 4 dal termine, con Tittarelli che cala il poker con un bel pallonetto concesso grazie alla segnalazione dell'assistente dell'arbitro, ma con il Termoli addirittura in 8 per l'infortunio durante l'azione di Caprioli. Finisce con uno 0-4 davvero pesante per il Termoli, che resta fanalino di coda, fermo a 8 punti in classifica. Continuano invece ad aumentare le ambizioni della Jesina. Finisce in parità e forse è il risultato più giusto, ma questo derby potevano vincerlo entrambe. La Recanatese ha disputato un match al contempo giudizioso e coraggioso. Amaola ha schierato inizialmente una sola punta, rinunciando a Galli e Comotto con Bruciapaglia sulle piste del temutissimo Cucò. Dopo qualche sofferenza iniziale, i giallorossi hanno preso le misure da metà campo con Di Giulio, ma soprattutto Traini, hanno fatto un figurone. Come sempre, più di sempre, è mancata la stoccata decisiva, nonostante una traversa di Marolde e diverse chance, anche se la convinzione generale è che prima o poi i risultati arriveranno. Daniele Amaolo. È finita in pareggio, ma poteva davvero, a mio avviso, finire in tutti i modi. Sì, una partita aperta, bella secondo il mio punto di vista. Le due squadre sono affrontate a viso aperto, entrambe volevano la vittoria. È venuto fuori questo pareggio, penso che alla fine rispecchia un po', ecco, per le occasioni viste nell'arco dei 90 minuti e l'andamento della gara. Quindi noi cercavamo una buona prestazione, abbiamo confermato l'ultimo periodo, quindi i ragazzi hanno fatto anche oggi una buona gara. Chiaro, non arriva ancora la vittoria, però lavorando in questo modo sicuramente prima o poi arriverà pure il nostro momento. Senti Daniele, uno schieramento inedito, hai messo Bruciapaglia su Cucò, immagino che temevi particolarmente la velocità di questo giocatore, giustamente hai schierato inizialmente una punta sola con Maroldi in appoggio, credo che Galli era in panchina per scelta tecnica, non per altri motivi. Sì, sì, una scelta tecnica, cercava un po' di trovare l'equilibrio, le contromisure a questa squadra forte come la Maceratese, che è il reparto avanzato, è forte in tutti i reparti, ma il reparto avanzato sicuramente è il reparto di spessore, quindi dobbiamo un attimo cercare di contenerli e poi ripartire. Secondo me l'abbiamo fatto bene, ripeto, non era facile, anche perché poi siamo andati sotto dopo 10-12 minuti, quindi rimontare, riprendere il pallino del gioco, abbiamo trovato questo pareggio e seconda parte della gara c'è stato equilibrio come occasioni, noi abbiamo avuto un paio, la Maceratese, quindi il risultato è equo che rispecchia i 90 minuti. Però a un certo punto avevi fatto la bocca a qualcosa di più. Beh, è chiaro, la squadra era presente in campo, stava facendo una buona prestazione, poi l'episodio poteva deciderlo e purtroppo siamo stati sfortunati ancora una volta quella traversa di Marolda e anche l'occasione di Traini, perché poi quelle della Maceratese sono venute successivamente, quindi l'episodio anche oggi non è stato dalla nostra parte. Tutto bene, manca la vittoria, che è la cosa più importante. Sì, l'ho detto un attimo fa, però abbiamo fiducia tutti in questo gruppo, sicuramente ha valori importanti e lo dimostra queste prestazioni. La capolista ha sicuramente disputato partite migliori, trovata la rete, ha commesso il peccato, tutt'altro che veniale, di abbassare il ritmo, arretrare il baricentro e del volume di gioco ne ha risentito. La leader ha retto con Belkaid che ha cantato e portato la croce, con Cucò a tratti apparso letteralmente irresistibile. Meno brillanti invece altri elementi indispensabili per i biancorossi, anche innervositi dalla direzione di gara. Il match è stato piacevole, con una carica agonistica massima ma sostanziale correttezza ed il numero delle occasioni è risultato notevole, ben superiore alla media del Tubaldi. Gli ospiti partono meglio, una girata di Ferri Marini viene ribattuta ed il successivo tiro di Belkaid bloccato a terra. Al nono la rata passa, croce imposta per D'Alessio, che propone al centro un pallone sul quale Cucò ha il tempo di stoppare e trovare, con un gran sinistro, l'angolo lontano. La Recanatese reagisce con veemenza, Marolda difende il pallone, lo appoggia per Di Giulio che libera Monachesi in area, ma il controllo dell'under è davvero da dimenticare. Traini dal canto suo è ispiratissimo, prima ci prova dai 25 metri. Poi su angolo battuto da Garzia un suo colpo di testa termina al lato di un soffio. A Maola avanza Pasquini che va ad affiancare Marolda e dopo un tentativo di Belkaid arriva il pari, il 42esimo.
croce a terra al limite Pasquini, becca il giallo che lo costringerà a saltare il match con la San Benedettese e Garzia disegna una magistrale traiettoria su punizione che batte l'immobile Fatone, non esente da colpe. Un premio meritatissimo per il centrocampista giallorosso, spesso sacrificato per esigenze superiori in panchina. È ancora Traini che chiude la prima frazione con un diagonale che termina sul fondo. Ripresa giocata tutta, splendida azione corale biancorossa con tacco smarcante di D'Antoni e sventola di Belkaid che fa la barba al montante. Al decimo un lungo lancio di Brugiapaglia trova Marolda che brucia in velocità un paio di difensori e scarica un siluro che finisce sulla traversa. È un continuo alternarsi di opportunità, cross di Ferri Marini per Cucò che sbilanciato da due passi non trova la porta. Poi pezzo di bravura di Traini di testa che gira un pallone servitogli dal solito Brugiapaglia, mancando lo specchio di un niente. Poco dopo Cucò, trattenuto per la maglia, prosegue l'azione, ma Verdicchio gli chiude magistralmente lo specchio della porta. Attesissimo al 73esimo entra Giorgio Galli, ma è ancora Cucò ad avere un paio di opportunità. Prima resiste alla marcatura arcigna di Patrizia e sfiora una marcatura che avrebbe francamente meritato, poi di testa per l'ennesima volta mette sul fondo da ottima posizione. Il pubblico tributa al 90esimo un applauso generale, i tifosi hanno apprezzato il grande impegno, quello sì, davvero da categoria superiore. Nel post-gara il silenzio stampa della Maceratese è stato generalizzato, non solo quindi verso TVRS, ma per tutti gli organi di informazione. Ignota, almeno a noi la motivazione, sicuramente un atteggiamento non da capolista e che testimonia se non altro nervosismo. Ce ne faremo comunque una ragione e sentiamo Gianfranco Di Giulio e l'ex Giorgio Galli. È maggiore la soddisfazione per aver bloccato la Maceratese e avergli reso la vita veramente difficile oppure per quelle occasioni non sfruttate? Penso che sia stata una partita abbastanza equilibrata, con occasioni da tutte e due le parti. Noi abbiamo preso una traversa, abbiamo avuto due occasioni con Traini di testa che purtroppo non siamo riusciti a concretare, loro anche hanno avuto le loro occasioni, quindi penso che per come è andata la partita sia stato un risultato giusto. E adesso ci tocca pensare alla prossima partita perché abbiamo bisogno dei tre punti e penso che comunque bisogna tenere presente che abbiamo fatto una partita con un atteggiamento giusto e abbiamo lottato fino alla fine. Per voi tutte le partite sono importanti, ma diciamola tutta, quella di domenica è un po' più importante delle altre. Sì, penso che per come stiamo adesso, penso che abbiamo bisogno di trovare i tre punti e ce lo meritiamo perché stiamo facendo le prestazioni abbastanza buone. Penso che questo è il cammino da seguire e speriamo che domenica prossima riusciamo a portarci tre punti a casa. Nello spogliatoio quanto manca la vittoria proprio a livello morale? Manca perché ti dà tranquillità per lavorare in settimana, però penso che adesso dobbiamo continuare a lavorare ancora di più perché se non la troviamo vuol dire che dobbiamo dare tutti un po' di più e penso che la squadra sia pronta per darlo. Sono diverse partite che andiamo sotto al primo piccolo errore, la prima cosa, oggi anche è successo questo, quindi non è facile, però è stata una grande reazione, un gran bel gol di Garzia che merita questo gol perché ha sempre lavorato sodo anche quando non è stato chiamato in causa, quindi la strada insomma è una strada in salita ma è una strada che noi dobbiamo percorrere giornata dopo giornata senza fermarsi, insomma ci può stare qualche battuta d'arresto perché fondamentalmente il campionato dice che c'è grande equilibrio, quindi però noi col lavoro penso che ci tireremo fuori senza problemi. È normale che in questo momento c'è un attimo da stare con gli occhi aperti maggiormente perché ogni battuta d'arresto poi pesa due volte, una sul morale e una sulla classifica. Per un generoso come te è atroce stare in panchina. Oggi dentro lo stomaco ho avvertito da ex diversi rumori, però ci sta anche questo perché ti ho detto chi è andato in campo oggi ha fatto una ottima partita, sono contento per Garzia, quindi è come se avessi fatto gol io per me, quindi sono contento così, dai. Torna a giocare al piccone il Celano che ha disperato bisogno di rimpinguare il suo scarno bottino in graduatoria e avvicinare l'avversaria odierna, la blasonata Fermana, che tanto al sicuro non è. Assente Capitan Marfia fra i locali, fra gli ospiti torna nella Marsica Pedalino, indimenticata punta del canistro, che metterà insieme un match epico.
ma a pungere anche il compagno di squadra Omiccioli, che al quarto su punizione quasi non pesca il 7. Settimo risponde il Celano con Piccirilli, che carica dal limite ma non angola a sufficienza per impensierire l'estremo marchigiano. Fermana in palla, il Celano no, e così inizia la sagra delle occasioni sprecate per i gialloblu. Quattordicesimo botta Bellucci sotto porta, ma amabile risponde presente. 60 secondi ed è Bellucci bis con un diagonale chirurgico intercettato con le unghie dal numero 1 celanese. 18esimo, Costantino taglia come il burro la retroguardia marsicana, ma amabile in vena di miracoli e salva la propria porta nell'occasione, ma nulla può al 38esimo quando Misin carica dal limite e pesca l'angoletto ferale per i castellani. Fermana avanti di 1 e squadre negli spogliatoi, la ripresa sarà piuttosto insipida. 15esimo contropiede di marca ospite che libera Costantino a tu per tu con Amabile e graziato dall'imprecisione del numero 10. Mezz'ora con tracce di biancazzurro palesate fra i piedi di Luzzi, che però viene rimpallato in angolo. Il Celano oggi è tutto qui, la Fermana invece in chiusura prova a fare il bis, ma il neo entrato Pier Gallini è poco freddo sotto porta. Non altrettanto Saverio Pedalino, che al 49esimo blinda il risultato sugli sviluppi di un contropiede. Capovolgimento di fronte e Buongiorno giustifica la sua presenza con questo beffardo palo. È l'ultima occasione di un match che consegna 3 punti medicinali alla Fermana e lascia invece sul fondo della classifica il Celano. La nota a margine odierna la dedichiamo agli sfottò di fine partita fra opposte tifoserie. Prolungati e ficcanti, c'è chi scommette che dietro ci sarebbe un certo gemellaggio fermano. La Civitanovese si rilancia dopo la pesante sconfitta della settimana scorsa al Carotti di Iesi, superando al Polisportivo 4-1 una Miternina che nei primi 45 minuti non aveva sfigurato, ma è stata poi travolta nella ripresa dalla squadra di Meco Monaco. Importante successo per i rossoblu, che avevano davanti una squadra in ottima forma fisica e mentale dopo aver raccolto 10 punti nelle ultime 4 partite, che le avevano permesso di prendere un buon margine sulle dirette concorrenti per la salvezza, ed inoltre prima della gara di oggi era la seconda difesa meno battuta del campionato. Problemi nella zona nevralgica del campo per Meco Monaco per le assenze di Ferrini e Della Penna, con il tecnico rossoblu che conferma il consueto assetto tattico con un 4-2-3-1 con Silvestri in porta, Ficola e Mioni esterni di difesa con Aquino e Cossu centrali, Bensacca e Massaccesi a centrocampo e Ruzier, Degano e Pintori ad innescare Amodio punta centrale. Angelone parte molto coperto, affidando alle veloci ripartenze le possibilità in attacco della sua squadra con un 5-3-2 con Di Fabio tra i pali, Scordella e Ravuse esterni di difesa e trio centrale con Valente, Santilli e Mariani, Carrato, Di Paolo e Petrone sono i centrocampisti, dietro a Torbidone e Gizzi punte. Arbitra l'incontro il signor Lillo di Brindisi. La Civitanovese cerca subito di prendere in mano le redini del gioco, ma la prima occasione è di marca ospite con Gizzi, che al quarto si libera al tiro dal limite dell'area. Silvestri ribatte in tuffo. La Civitanovese continua a manovrare dopo una insistita azione in area avversaria. Al nono il tiro finale di Degano è bloccato da Di Fabio. Rischiano i rossoblu al 15esimo, Torbidone scatta, ben lanciato dalle retrovie, scavalca Silvestri in uscita fuori area con un pallonetto, ma Aquino recupera stoppando l'attaccante giallorosso e sventando così la minaccia. Buon momento per i padroni di casa a metà gara. Il corner tagliato da sinistra di Degano trova la testa di Aquino, che colpisce bene, mascheggia la parte alta della traversa. Poi al 22esimo ancora Degano, pesca Amodeo in area di rigore, l'attaccante riesce a liberarsi della marcatura di Mariani, ma poi sciupa calciando alto da molti passi. Dopo questa fiammata il ritmo della partita si abbassa, con gli abruzzesi che sembrano aver preso le misure ai rossoblu fino al 42esimo, quando Mioni guadagna con una bella fuga sulla sinistra il fondo e crossa basso per Amodeo, che anticipa Mariani in scivolata. Il capitano giallorosso colpisce il piede di Amodeo, che finisce a terra. Per Lillo di Brindisi non ci sono dubbi e decreta la massima punizione per la Civitanovese. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Amodeo, che però calcia, perdendo il possibile vantaggio per i padroni di casa, che nel finale
di primo tempo si ritrovano inaspettatamente sotto. Prima al 45esimo, bello scambio Amodeo Degano che permette al numero 10 di presentarsi solo davanti a Di Fabio, ma spreca ancora scaricando il destro addosso al portiere ospite in uscita sul ribaltamento di fronte. La Miternina trova il gol su un pallone che sembrava perso, Torbidone ci crede, prima che questo raggiunga il fondo riesce a rimettere al centro sorprendendo tutti, ma non il compagno di squadra Petrone che irrompe e da pochi passi mette in rete con il più classico dei tapin. Neanche il tempo per reagire, Lillo manda tutti all'intervallo dagli spogliatoi, escono gli stessi effettivi dei primi 45 minuti, ma la Civitanovese è trasformata e trova il pari già al primo giro di lancette. Ruzier spinge sulla destra e dal fondo pennella per la testa di Amodeo che ha postato a centro, non ha difficoltà a mettere le spalle di Fabio. Rabbiosa la Civitanovese ribalta il risultato al 49esimo, Degano viene steso in area da Scordella, Lillo è vicino e decreta il secondo errore per i padroni di casa. Tra le proteste degli abruzzesi dagli 11 metri si presenta di nuovo Amodeo che stavolta calcia a raso terra e batte di nuovo l'estremo difensore abruzzese. Trovato il vantaggio, la Civitanovese aspetta la reazione ospite che però tarda ad arrivare e si concretizza solo con un tiro di Di Paolo al 60esimo che calcia dai 20 metri con il pallone che finisce però distante dai pali di Silvestri. I ragazzi di Meco Monaco capiscono che gli ospiti sembrano troppo timidi in difficoltà e provano a mettere al sicuro il risultato. Al 65esimo Pintori colpisce al volo dal vertice dell'area piccola su un bel suggerimento da sinistra, ma non è fortunato trovando solo l'esterno del palo. Subito dopo Amodeo stacca ancora bene in area abruzzese e chiama Di Fabio al grande intervento per togliere il pallone da sotto la traversa alzandolo in angolo. Il gol è nell'aria e la Civitanovese sigilla il match al 70esimo. Degano riceve il pallone e controlla bene, entra in area di rigore, prende la mira e buca Di Fabio con un violento raso terra che va ad infilarsi alle sue spalle per il 3-1. La Miternina ora prova a scuotersi lanciandosi in avanti per riaprire il match che però si chiude definitivamente all'80esimo con il terzo rigore dei padroni di casa concesso per l'evidente mano in area di Mariani su tiro di Pintori. Dal dischetto si presenta Mengali che aveva rilevato 5 minuti prima Amodeo firmando il 4-1. Lo stesso Mengali 5 minuti più tardi su punizione timbra la traversa regalando così l'ultima emozione di giornata al pubblico del Polisportivo che al triplice fischio di Lillo di Brindisi applaude la squadra di Meco Monaco che sembra aver ritrovato verve ed incisività dimenticando la giornata storta di Iesi e si riporta a -2 dalla capolista maceratese confermandosi tra le migliori squadre del campionato.